Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il canale Cuccioli & Co e oggi leggeremo altre recensioni sul gioco My Talking Hank, che è la seconda parte. Farò solamente la prima e seconda parte, non ne farò altre. Iniziamo. Ecco, siamo su Play Store e leggiamo subito le recensioni, vediamo. Volevo leggere solamente quelle più critiche, cioè quelle più negative, di 2 stelle, 1 stella, eccetera. Però mi devo ricordare dove ci siamo fermati l'ultima volta. Ah, ecco, ci siamo fermati dove sta scritto Chiara Longo. Allora, Antonella Straface. Ho deciso di mettere 2 stelle perché io lo installo, però non credo che siano cazzate quelle che dicono che in Tom, Angela, Ginger, eccetera, alcune persone ti possono spiare. 2 stelle. Miriam Belgio. È orribile, devi fotografare gli animali anche se non sei sul gioco e poi devi pagare i diamanti per tornare indietro nel tempo a fotografarli. 1 stella. Valeria Greco. Io do 1 stella perché ci sono troppe pubblicità e mi si blocca, ma oltre questo vi spia. Ho visto molti, vabbè, voleva intendere molti, molti video a riguardo, ed è tutto vero, e non solo lui, tutti gli altri talking. Vi chiedono l'età, il vostro nome e cognome, e dove abitate. Ripeto, non installatela per nessun motivo al mondo. Ma a me sinceramente non me l'hanno mai chiesto queste cose, dove abiti, quanti anni hai, eccetera. Ti chiedono solo quando tu per esempio inizi a giocare, però ti chiedono solamente la data in cui sei nato e se sei uomo o donna. Io metto una data finta e poi non dico né se sono maschio o femmina, ma clicco dove sta la X. Però non penso che chiedono queste cose perché ci sono pedofili, forse lo fanno per la privacy, non lo so. Però non c'è niente. Super Manu, non installatela perché questo vi spia. Ho visto molti video ed è tutto vero, anche gli altri talking vi spiano. Ripeto, non installate nessun talking al mondo. Adalgisa Tomasoni. Fa schifo, ma è in Talking Ginger che ci sono le telecamere. Io una volta ho scaricato Talking Ginger e in effetti sull'occhio si vedeva qualcosa quando voi dovete fare il timer là di lavarsi i denti. Poi l'inquadratura si avvicina, no? E si vedono delle cose negli occhi, ma non so cosa. Però non c'è niente, non vi preoccupate. Carolina Paparo, il gioco fa schifo, come le persone che guardano. Giorgia Malafronte, una frase per dare 1 stella, pedofilo a livello 20. Che vuol dire? Vabbè. Salah Eddin Madad. Sì, è anche adorabile, però 1, ci sono le telecamere negli occhi, 2, Non fai quasi niente, è super noioso. Consiglio vivamente di non installarlo. Vabbè, per essere noioso non è tanto noioso. Però ognuno ha i suoi gusti. Steven Zaffino, non me lo scarica, mi dice se il problema persiste contattare Google Play. Boh, non so cosa dire. Vale 1 stella comunque. Anche a quella di prima 1 stella. Ah, mi sto dimenticando di dire quante stelle mettono. Vabbè, adesso sto scorrendo la pagina, quindi vedete. Vabbè, tanto tutti 1 stella mettono. Valeria Lombardi. Mi blocca il telefono, 1 stella. Sara Zito. Il comportamento di Eck è troppo da cani.
In che senso? Vabbè, è normale che si deve comportare da cane. È un cane, in fondo. Oh no, non devono farlo come un cane? 3 stelle. Ania Carrieri, do una stella perché ci ha messo una giornata per installarlo. Impossibile. Beh. Vabbè, un utente Google. Non lo scaricate perché hanno delle telecamere dentro gli occhi e poi c'è sempre la pubblicità. Pessimo, una stella. Vabbè, le pubblicità ci sono sempre quando c'hai internet, però basta togliere internet e le pubblicità non vi compaiono. Domenica Coniglio, è bruttissimo, non si vuole installare. 3 stelle. Vabbè, scusa, se il gioco non si vuole installare, come fai a sapere se è bruttissimo? Margherita De Leonardis, non mi piace molto, è un po' noioso, con la faccina felice. Boh, 3 stelle. Vabbè. Erika Lazzarin, è noioso, e poi come si fa a prendere gli oggetti? In che senso come si fa a prendere gli oggetti? Li devi comprare, no? Nerina Pancot, ho dato 2 stelle solo perché è carino, per il resto fa schifo. Cioè, questa ha scritto, ho dato 2 stelle solo perché è carino, per il resto fa schifo. Cioè, deciditi, è carino o fa schifo? Vabbè, 2 stelle. Antimo De Giovanni, schifo, bello, non riesco a decidere. 1 stella. Decidetevi voi. Un utente Google, non scaricate queste installazioni con doppia Z perché vi spiano anche Tom, Angela e loro amici e non scherziamo. Certo che alcuni scrivono proprio male, non per offendere la gente. 1 stella. Pasquale Corrao, si blocca sempre, arrivano sempre animali vecchi. Questo gioco è brutto. 1 stella. Vabbè, arrivano sempre gli stessi animali, perché ogni volta devi cambiare il cibo e i giocattoli. Se voi mettete cibo diverso e giochi diversi, arrivano animali nuovi, però ci vuole anche un po' di tempo. 1 stella. Un utente Google, non scaricatelo, ha una telecamera negli occhi, si può vedere quando va in bagno. In bagno non si scrive così comunque. 1 stella. Un utente Google. Fate schifo, mi state prendendo tutti i giorni. Fate schifo, mi state prendendo tutti i giorni. Ma chi ti sta prendendo, scusa? I pedofili? Vabbè, 1 stella. Lucia Flamini. È molto brutto, 1 stella. Un utente Google. Da schifo, perché non me lo scarica? 1 stella. Ma perché alcuni dicono no, non me lo scarica, non me lo scarica? Forse c'è qualche problema nei loro telefoni che non fanno scaricare i giochi. Un utente Google. Questo gioco fa schifo. Vabbè, schifo. Toglietelo da Play Store. 1 stella. Un utente Google. Sto gioco fa schifo. Bello, eh? 1 stella. E niente, sono finite le recensioni. Quelle più critiche. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettete like, se volete commentate e noi leggeremo alcune recensioni su un altro gioco, sempre però sul tema di animali, cani, gatti, eccetera. Niente, ciao, alla prossima.